Dario Bolzan debutta col botto. Con il nuovo allenatore in panchina, il Giulianova fa suo il derby delle De Marzi a spese dell'Avezzano per 2-1. Un grande avvio di gara per i giallorossi, capaci di gestire poi il doppio vantaggio nella ripresa. Avezzano vivo ma poco concreto nel primo tempo, opaco nella ripresa, quando il gol che riaccende la gara arriva peraltro troppo tardi. Squadra che vince non si tocca è il motto di Giampaolo, che ancora senza Bisegna e Besana conferma gli stessi 11 di Castelfidardo col trio d'attacco Padovani, Bruni, Samb. Sul fronte Giulianova, Dario Bolzan prosegue sulla strada del 4-3-3 con Torelli nei tre di centrocampo, Antonelli esterno d'attacco a destra, Napolano sul fronte opposto a sostegno di Di Paolo. Importante il servizio d'ordine all'esterno delle De Marzi, visti i precedenti, le due tifoserie si fanno sentire e l'inizio è tutto del Giulianova, che al quinto passa in vantaggio con il primo centro in giallorosso di Giordano Napolano, un gol da rapace dell'area di rigore dopo il suggerimento di Balducci. Fanno festa i tifosi del Giulianova, che tirano un sospiro di sollievo sulla risposta marsicana al settimo cross basso di Samb per Bruni, la cui conclusione sporca si stampa contro il palo. Più cinico il Giulianova, che al dodicesimo raddoppia, velenoso cross di Antonelli, lieve tocco di Di Paolo sul filo dell'offside, palo e smanacciata di Fanti, ma quando la palla ha varcato la linea di porta, Avezzano 0, Giulianova 2. Una mazzata per i padroni di casa, che provano ancora a rispondere con Bruni, la cui incornata è disinnescata da Pagliarini. L'estremo difensore giuliese si dimostra attento a metà frazione, su conclusioni peraltro meno insidiose di Padovani al 26esimo e di Samb due minuti dopo. Il Giulianova si limita al contenimento e trema solo al 41esimo, quando De Rocis pesca al centro aria la testa di Tariuk, che sbaglia l'impatto in maniera clamorosa. Ad inizio ripresa proprio De Rocis ha un discreto pallone, ma la mira fa difetto. La squadra di Bolzan è ordinata, compatta nelle retrovie e più propensa a ripartire rispetto a quanto fatto nel primo tempo. Al 21esimo Di Paolo attrae i difensori biancoverdi e scarica per Balducci, la cui botta è respinta a mano aperta da Fanti. Al 29esimo il neo entrato Morra soffia la palla all'ex Ferrante, avanza ma tira centralmente. Gli innesti di Di Renzo e Manari non ritemprano un Avezzano colpito nel morale e incapace di trovare la scintilla per riaprire il derby per quasi tutta la ripresa. Quasi, perché al 44esimo Pagliarini respinge un pallone addosso al neo entrato Rinaldi, sfortunato autogol del giocatore che aveva preso il posto di Fuschi. I sogni di una improbabile rimonta marsicana si spengono sulla rovesciata di Padovani al 94esimo. Il Giulianova vince e fa cappotto stagionale sull'Avezzano dopo il 2-0 dell'andata. E dopo la boccata d'ossigeno di Castelfidardo, per l'Avezzano un altro KO casalingo, un dato che inizia a preoccupare in chiave salvezza. Mister, era una partita sulla carta molto difficile, un Giulianova che non vinceva da 6 partite, il debutto è andato come meglio non si poteva. Sì, come dicevo prima, sono molto soddisfatto, non era facile, Avezzano è una buona squadra, ha dei concetti ben chiari, quindi secondo me la gente di Avezzano deve essere tranquilla, perché secondo me la strada per arrivare all'obiettivo che avete prefissato, penso che sia la salvezza, secondo me, su questa strada qua, e penso sia quella giusta. Un ottimo inizio di partita, 2 gol nei primi 12 minuti, ma forse la cosa migliore che avete fatto vedere è che non avete concesso nulla nel secondo tempo, quando questa squadra solitamente andava incontro a dei cali nelle precedenti partite che non sono operato della sua gestione. Allora, io avevo paura di questo, l'ho visto soprattutto gli ultimi 20 minuti, i ragazzi lavoravano ancora con i concetti che io avevo chiesto, quei pochi concetti, perché in 2 giorni non è che puoi stravolgere tutto. Quindi io vedevo in loro l'atteggiamento giusto, però secondo me arrancavano, quindi questo è un problema da non sottovalutare. In più credo che oggigiorno la rossa del Giulianova sia Cortina, quindi faremo un punto della situazione con la società, che è molto disponibile a fare bene, quindi se riusciamo a recuperare gli infortunati che abbiamo, che sono giocatori importantissimi che stanno fuori, la storia potrebbe cambiare un attimino, altrimenti diventa difficile affrontare con un certo tipo di ritmo, come io intendo il calcio, tutte queste partite ravvicinate nello stesso modo. Giampaolo, delusione per questa sconfitta, ecco, a mio avviso la squadra il primo tempo ha giocato, ha avuto le sue occasioni, nel secondo tempo è mancata la scintilla. Ma iniziare la partita e dopo 12 minuti prendere 2 gol non è facile sicuramente, sia a livello psicologico sia a livello mentale, perché
tre partite alla settimana, la nostra posizione di classifica ti permette in un certo senso di sprecare anche tante energie mentali. Siamo stati ingenui sui due gol, secondo me li potevamo evitare tutti e due perché la difesa era schierata, non era un contropiede. Poi abbiamo avuto l'occasione sul 2-0 di accorciare la partita, il palo di Bruni, colpo di testa di Tariuk. Giulianova poi si è messo lì, ha fatto una partita giustamente diversa, si è arroccata, era difficile trovare gli spazi. Dispiace perché noi le ultime due partite in casa le abbiamo perse, è normale che qualche problemino c'è, soprattutto lì in fase difensiva, perché dobbiamo essere più attenti. Però dall'altro canto c'è da dire che mancano ancora tante partite, è normale che non dobbiamo sbagliare più, perché abbiamo anche un calendario a gennaio abbastanza favorevole sulla carta. Io penso che se la squadra sia un pochino più cinica, più cattiva sotto rete, questa partita almeno la potevamo pareggiare. Devo fare i complimenti alla curva, perché sul 2-0 ci hanno incitato dal primo al 90esimo e quello deve essere la nostra forza, il nostro orgoglio. Sono convinto che questa squadra, giocando così, con un po' più di cattiveria e di cinismo, può portare dei punti importanti a casa.